Capitano, fai pochi gol, ma quando li fai ti prendi sempre gli applausi del pubblico. È successo anche stasera, l'hai messa nel 7, un gran gol. Sì, è andata bene oggi, ogni tanto a porta la centro. Oggi è andato bene, peccato, raccogliamo un punto che potevano essere di più, però ce lo teniamo stretto contro una squadra tosta. Esatto, l'hai detto tu, un pareggio con il Pontelungo, al 50esimo eravate sotto di 2 gol, ci credevi in questa reazione? Sì, nonostante abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo, e nonostante questo, per forse credo l'unica disattenzione che abbiamo avuto, siamo stati subito puniti, ma la squadra ha dimostrato tanto, tanto carattere, tanto spirito e ha voluto forte, forte riprendere il risultato. Peccato perché ci credevamo, però un punto ce lo teniamo. C'è più amarezza o più soddisfazione per non aver perso? Per come è andata la partita, sotto 2-0 si può vedere il bicchiere anche mezzo pieno, però occasioni ne abbiamo avute, forse anche portare a casa i 3 punti non sarebbe stato male. Ci riproverete domenica, trasferta contro il Cella, che partita ti aspetti? Sì, abbiamo adesso, mi pare, 2 trasferte a Genova, andiamo subito contro il Cella e sarà una partita difficile. Andiamo a Genova contro una squadra organizzata, ma siamo pronti, lavoriamo bene, lavoriamo uniti, un grande gruppo e siamo pronti a dare battaglia. Complimenti, in bocca al lupo. Crepi, grazie.